Museo di Criminologia fu fondato nel 1931 per iniziativa del ministro di Grazia e Giustizia Alfredo Rocco. Sede originaria del museo fu l'edificio delle carceri nuove di Via Giulia. Nel 1975 avvenne il trasferimento nell'adiacente Palazzo del Gonfalone, ex carcere minorile fatto costruire da Leone XIII nel 1827. Scopo dell'istituzione del museo era raccogliere e tenere a disposizione degli studiosi gli oggetti di maggiore rilievo che attenevano anche indirettamente alla criminalità. Originariamente il museo era suddiviso in tre sezioni: del delitto, attività statale contro i delinquenti, esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive. Nell'impianto espositivo del 1931 i reperti erano esposti in sale tematiche a seconda del reato per il quale se n'era ottenuto il sequestro. Questa impostazione è stata superata nella ristrutturazione del 1991. Al sistema di sale tematiche è stato sostituito un percorso cronologico che, utilizzando la struttura architettonica dell'edificio del Palazzo del Gonfalone, presenta un itinerario storico suddiviso in tre periodi, ognuno dei quali rappresentato in una sezione. Ognuna di queste è stata ripartita in frammenti o unità espositive di base, che a loro volta presentano all'interno ulteriori suddivisioni per vetrine. La prima sezione, intitolata Delle pene e dei delitti, ripercorre la nascita dei concetti di pene e di delitto, soffermandosi sull'uso sproporzionato della potestà di esercizio della giustizia rispetto alla gravità del reato da punire. Strumenti di tortura e di pena capitale, oltre a un discreto supporto iconografico, documentano la storia della giustizia dall'età antica alla fine del XVIII secolo. La seconda sezione è dedicata alla nascita dell'istituzione carceraria nel XIX secolo e dell'antropologia criminale in piena epoca positivista. La pena detentiva da scontare nelle prigioni sposta l'attenzione dell'attività punitiva dal corpo del condannato, ridotto a merce d'olore, su cui infierire, secondo una concezione simbolica dell'attività punitiva tipica dell'età preilluminista, alla privazione del tempo e dello spazio imposta al detenuto. Cambiamento che è conseguenza delle nuove esigenze dell'industrializzazione, che produce manodopera a buon mercato ricorrendo alla forza lavoro detenuti. Questa sezione reca il titolo Lo spirito della ragione, titolo volutamente contraddittorio, che esprime la fiducia illimitata riposta dai positivisti nella scienza, pari alla fede religiosa. Questo segmento del percorso ricostruisce la nascita del pensiero antropologico criminale attraverso l'esposizione di libri di Lombroso e dei suoi seguaci, reperti anatomici da lui studiati, come il cranio e il cervello dell'anarchico lucano Giovanni Passannante, il calco del cranio di Giuseppe Vilella e un'ampia raccolta iconografica di tipi di delinquenti, donne prostitute contrapposte a donne angelicate e l'invenzione del manicomio criminale. Un vano è stato dedicato agli attentati contro l'autorità nel XIX secolo e all'inizio del Novecento, la pistola con cui Gaetano Bresci uccise il re Umberto I, il tagliacarte con cui venne ferito Monsignor Tacchi Ventura. La terza ed ultima sezione, intitolata Il controllo sociale della devianza, propone corpi di reato tipici di forme di criminalità moderna, come il furto con scasso, lo spionaggio, la falsificazione di opere d'arte, il falso lumario e filatelico, il gioco d'azzardo, la criminalità professionale. Un'ampia sala è stata dedicata ai crimini di sangue e ai fatti di cronaca che hanno fatto molto scalpore negli anni più recenti della cronaca nera del paese. Parallelamente al discorso sull'evoluzione del crimine, è presente la storia del carcere ai nostri giorni, la vita quotidiana che si svolge al suo interno e la riforma penitenziaria che caratterizza il nostro sistema carcerario tra i più innovativi e progressisti del mondo. Un'ampia documentazione iconografica esplicita i contenuti delle sale mettendo in evidenza aspetti significativi di essi. Infine, ogni sezione contiene ampie didascalie introduttive che illustrano, con riferimenti anche bibliografici, il percorso museale da un punto di vista storico e simbolico.